Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per farvi un video che, diciamo, mi avete richiesto. Il video in questione è un video sul mio primo tatuaggio che ho appena fatto. In realtà avevo girato un vlog della giornata, ma non mi convinceva tanto, preferivo fare una cosa un po' più seria, magari un po' più lunga, ma più seria. E niente, ovviamente quel vlog non è andato perso, vi metterò qualche scena durante questo video e a posto. Allora, parto con il dire che è stato il mio primo tatuaggio, quindi io parlo da persona che l'ha provato ma che comunque non ha esperienza su questo campo, ecco. Tutto ciò che io vi dico è assolutamente soggettivo. Perciò per qualsiasi informazione riguardo questo, insomma, non dico non fidatevi, ma accertatevi magari di alcune informazioni anche da un esperto. Allora, dividerò il video in alcune sezioni, diciamo. Comincio subito con il prima, quindi io ho cominciato a pensare a questo ipotetico tatuaggio verso aprile, sì, dell'anno scorso. E niente, volevo tatuarmi appunto questa frase che per me è molto importante. E ho cominciato ad accennarlo ai miei, comunque lo saprete immagino, io non sono maggiorenne ancora, ho 17 anni. Quindi in ogni caso avevo bisogno del loro consenso. Inizialmente hanno detto vediamo, facciamo passare l'estate, eccetera eccetera. Ho cominciato di nuovo a insistere su questo argomento, insomma, e finalmente a dicembre abbiamo prenotato, mi hanno dato l'appuntamento per metà gennaio. Finalmente è arrivato appunto questo 20 gennaio fatidico. Allora, io avevo paura più che altro del male, perché non sapevo cosa aspettarmi, perché non l'avendolo mai fatto. E il dolore è assolutamente soggettivo, quindi non potevo neanche chiedere ad altre persone, perché magari mi dicevano di sì o di no, cioè non lo so. Quindi ho detto non guardiamo video su YouTube riguardo a questo, non cerchiamo informazioni su internet, vado là così e provo. Sono andata là mercoledì 20 e l'impatto è stato abbastanza buono, perché comunque loro sono molto molto disponibili. Ovviamente io ho portato il mio disegno, perché l'avevo appunto fatto a mano, ho fatto una specie di appunto grafica, ci ho messo un sacco, anche perché sapete, quando si tratta comunque del vostro tatuaggio, man mano che lo disegnate pensate ma è davvero questo che voglio avere tutta la vita in un certo punto del mio corpo? E dopo innumerevoli decisioni ho deciso che era il disegno giusto, e appunto io l'ho portato mercoledì, lui me l'ha stampato, l'ha messo sulla carta quella carbone e mi ha fatto le prove sul, appunto io ce l'ho qui sul polso, e all'inizio mi ha appunto detto che avrebbe fatto qualche prova per farmi un po' sentire com'era il dolore eccetera. E all'inizio ho detto no, vabbè, sopportabilissimo, cioè si può fare. Via. Perché al primo impatto comunque dite no, vabbè, si può fare. Ma dopo tipo 40 minuti che ci siete sopra diventa quasi insopportabile, non so come dirvi. Io ho scelto una posizione ovviamente bruttissima, cioè il polso è il posto, uno dei posti dove fa più male, perché è tipo una terminazione ossea, insomma in tutte le terminazioni ossee, le caviglie eccetera, fa male. E in maniera totalmente soggettiva provo a spiegarvi che male è. Il dolore che almeno io ho sentito è la stessa sensazione, lo stesso pizzicotto, insomma, dell'esame del sangue, proprio la sensazione dell'ago che entra nella vena, ripetuta per, non lo so, c'è un aghetto che si muove di continuo per non so quante migliaia di volte al minuto,
Quindi è una cosa continua, ovviamente sopportabile, nel senso non ho pianto assolutamente, cioè non ho avuto momenti in cui dicevo oddio fermati che non ce la faccio più, no, è durato 40 minuti e comunque ora vi farò delle inquadrature un po' più decenti perché da qua sono sicura che non lo vedete perché è piccolissimo, cioè da là è piccolo comunque. Altre cose da dire sono riguardanti più che altro la cura, insomma. La sera stessa che l'ho fatto aveva detto che sarebbe stato gonfio col sangue, in realtà il mio era solo gonfio ma era pulito, insomma. E la crema aveva detto di darla non il primo giorno ma a partire dal secondo giorno per una settimana. E in realtà lui mi ha detto che appunto sarebbe seccato tutto quanto, però per ora non dà ancora segni di tutto ciò. Dopodiché non dovrebbe più darvi problemi, io fra 3 settimane penso dovrò andare là per vedere se c'è qualcosa da ripassare comunque. E adesso ve lo faccio vedere un po' meglio, insomma vi metterò una clip tipo adesso. Ci sono delle parti magari tutte nere, tipo le rondini, che potrebbero scolorirsi, insomma, quindi lui ha detto che volentieri me lo ripassa, appunto. Passiamo al significato del tatuaggio. Non starò tanto a dilungarmi su questa questione perché è personale comunque. E allora, la scritta è carpe diem, quindi in latino cogli l'attimo. Non l'ho fatto perché mi piace la scritta, che magari tra 2 anni non mi piace più. L'ho fatto perché è il motto, come volete chiamarlo, non lo so, la frase che io e una persona a me molto cara della mia famiglia diciamo fin da quando io sono piccola. E tutta la famiglia è importante, però io sono particolarmente legata a questa persona e vorrei portarmela sempre con me per tutta la vita. E poi ci ho voluto mettere, cioè volevo comunque metterci un soggetto vicino, avrei voluto mettere il quadrifoglio con la coccinella, ma ho pensato che fosse un po' troppo banale, quindi ho voluto farmi 3 rondini, e allora 3 perché in famiglia, diciamo in casa, siamo in 3, quindi non ho fratelli e sorelle, ma siamo io, mia mamma e mio papà. E sono rondini perché la rondine ha al suo, diciamo, all'interno del suo significato ha anche l'indipendenza e libertà, oltre al significato del viaggio, perché la rondine appunto volando, insomma tante tante cose, e dovrei stare qua tipo un'ora a elencarle tutte. Concludo il mio discorso dicendo che un tatuaggio è una cosa molto importante, bisogna ragionarci sopra tantissimo. E non bisogna fare cose troppo banali, troppo di moda, perché poi a lungo andare ci si stanca. Invece, secondo me, di una cosa privata, personale, con tante spiegazioni dentro, rimarrà sempre tua per un motivo particolare, insomma. La qualsiasi altra domanda voi abbiate, mettetemela appunto qua giù nei commenti o in privato, dove volete. E niente, io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!